arrivare alla leggerezza di Calvino ci vuole una grande pesantezza di studi, di fatiche, e quindi è una sorta di controsenso, voglio dire, no? Questa famosa leggerezza di Calvino che viene sempre messa quando uno dice dobbiamo essere un po' più leggeri, invece è un risultato che fa parte di un percorso molto molto faticoso, che è quello di studiare, di fare gli insegnanti, gli educatori, i genitori. Passerò un po' da quest'altra parte perché ho degli appunti, perché il mio intervento è sulle parole. Io sono un editore, sono anche un po' scrittore per ragazzi. Le parole sono importanti, diceva qualcuno che si dedica al cinema, ma sono importanti perché dentro una parola c'è una storia. La storia nasce dalla consapevolezza che le parole hanno una loro origine, poi vediamo insomma qual è l'origine di alcune parole che io sottolineerò in modo particolare. Però adesso resto qui un paio di minuti prima di mettermi seduto, perché con gli interventi di prima mi sta ronzando un po' dentro Nisida, che non è più un'isola, perché attraverso le parole, i sentimenti, gli stati d'animo degli abitanti che abitano fuori e dentro questa isola, per me, insomma, questa sera credo anche per voi, hanno trasformato questo splendido pezzo di terra in qualcos'altro, non è più un'isola. E poi mi ronza nella testa l'articolo 4 della Costituzione. Mi ronza perché mi dà una sorta di senso, che è anche direzione. Il senso è un significato, ma noi che giochiamo molto con le parole, il senso è anche una direzione. Quindi l'articolo 4, il quale dice che è un dovere proprio concorrere, no, attraverso un lavoro materiale oppure cosiddetto intellettuale, a far sì che la nostra società possa diventare una società, non dico migliore, una società nostra, vivibile per tutti. E mi piace soffermarmi proprio su questo concorrere, perché significa correre con qualcun altro, concorrere, no? E se concorro, se corro con qualcun altro, ecco che vengono fuori tutte le belle realtà che poi vengono descritte in maniera straordinaria anche dal punto di vista letterario della nostra Costituzione. Se corro con qualcuno per fare insieme qualche cosa, un tragitto, un percorso per arrivare ad una meta, è chiaro, credo insomma che è chiaro, che questo mio correre con qualcuno è un correre pacifico, non correre di scambi, è un correre dialettico. Quindi se io concorro con un compagno che mi sta vicino o con tanti individui che corriamo tutti insieme, ecco che c'è il concetto di uguaglianza, c'è il concetto di libertà, c'è il concetto di tolleranza, c'è il concetto di cittadinanza, ci sono tutti i concetti, voglio dire, no? Io credo che ogni articolo della Costituzione, io non me ne intendo, quindi mi scuso così, però credo che ogni articolo per solo riassuma tutti gli altri articoli, sono belli tutti, voglio dire, no? E il 4 mi è rimasto un po' impresso per questo concorrere. Spero che attraverso la nostra piccola casa editrice marchigiana e attraverso il mestiere che faccio, vuol dire quando entro nelle scuole a fare i laboratori di scrittura, in qualche modo concorro, corro con insieme alle docenti, alle insegnanti, agli educatori, poi nel pomeriggio ci incontriamo nelle librerie, quindi con i genitori, con quelli che fanno questo mestiere. E quindi credo che sia interessante avercelo ancora in mente, insomma, no? questo correre così. Il mio intervento ha un titolo, intervento, insomma, di dire il mio stare qui con voi una ventina di minuti, mezz'ora, è naturalmente un gioco di parole, perché la morale non è una favola. Partiamo dal fatto che ci hanno insegnato che la morale della favola, quindi obbligavamo storie straordinarie, fantastiche, ad avere un significato che a volte insomma lo acchiappavamo, a volte non lo acchiappavamo. Il gioco di parole porta a dire che la morale non è una favola. E per morale noi intendiamo un desiderio da realizzare, un progetto da fare con qualcun altro, naturalmente. E non essendo una favola, nel senso proprio questa cosa non si può realizzare, questa cosa è troppo favolistica, voglio dire, l'accezione del termine è, non è una favola, significa, no, poter realizzare un evento,
uno scambio con qualcun altro, un progetto. E quindi invertendo un po' le parole è anche questo. Perché le parole appunto sono davvero molto importanti. Adesso io torno di qua, perché ho degli appunti, posso ricordarmi naturalmente tutte le parole. Il mio intervento è stato riassunto molto bene da Valeria, che mi ha in qualche modo obbligato, e lo dico in modo molto amorevole, a soffermarmi su quello che Valeria ha scritto nel mio intervento come una sorta di riassunto. Allora, la morale non è una favola, a cosa servono le parole? E questa è una domanda davvero colossale. Poi lei ha scritto: a nominare il mondo, a dare un nome alle proprie emozioni. E qui il discorso va un po' allargato, perché se dico sedia, nomino un oggetto, però non entro in relazione a qualcun altro. Non basta nominare le parole, ce lo insegna un grande maestro che è stato prima citato, Gianni Rodari, non possiamo fare a meno di un personaggio come Gianni Rodari, non possiamo fare a meno di non ricordare, come è stato ricordato prima, un personaggio straordinario, a parte lui anche la mia infanzia, così da ragazza un po' ribelle, Calamandrei. Io ricordo Calamandrei, non me la ricordo tutta la battuta che lui disse, però una battuta piena di emozione: lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi, ma con quale pietra ci sarà da costruirlo lo decideremo noi. E questo è un bel pezzo, voglio dire, di storia, non solo la storia, ma è un pezzo di storia di emozione, è uno stato d'animo molto grande, la resistenza e tutto quello che è avvenuto più tardi. Allora, Valeria riassume il mio breve intervento con queste parole qua: è la bellezza che salverà il mondo. Mette proprio come prima parola questa parola davvero importante, voglio dire, no? Poi torni un po' indietro, ci giochi un po' con le parole, allora ti accorgi che chi è che ha detto questa parola all'inizio? Qualcuno, no? Cioè qualcuno che le parole le scrive, le forma, le pensa, poi le racconta. L'importante è anche questo, raccontarle le parole, perché se no non arriveranno mai a noi, perché non esiste solo la scrittura, esiste anche la parola parlata, poi vediamo che cosa significa anche raccontare. È la bellezza che salverà il mondo. Non l'ha detta, però l'ha detta lui, diciamo, il Dostoevsky, apriamo una parentesi così culturale, letteraria, in un splendido romanzo che è L'Idiota, questo personaggio, il principe. Una cosa molto, molto interessante però è che lui, il principe, non la dice mai direttamente questa battuta, no? Ma è una battuta indiretta. Ma è vero, principe, che lei ha detto che la bellezza salverà il mondo? Poi lui va da un'altra manifestazione, un altro pranzo, un altro avvenimento. Davvero, principe, lei ha detto che la bellezza salverà il mondo? È un escamotage letterario, ma è un escamotage che ha un significato enorme, voglio dire, no? Perché Dostoevsky non fa mai dire al principe questa battuta in modo diretto, no? Ma è sempre riferita. E qui c'è quasi un nichilismo, diciamo, dostoevskiano, se così possiamo dire, perché la bellezza è una condizione che sta lontana, cioè è una battuta che appartiene a qualcos'altro, non appartiene al presente, vuol dire, è vero che lei ha detto, no? E quindi la bellezza che non si riesce ad acchiappare come vorremmo, perché lui, il grande scrittore Dostoevsky, la inserisce in una sorta di dimensione temporale che la distanzia, la porta da un'altra parte. Sì, la bellezza salverà il mondo, ma è una battuta detta prima, è una battuta che non appartiene al nostro linguaggio immediato, al nostro dialogo immediato, quindi non appartiene al nostro presente. Ed è importante sottolinearle queste parole, il perché si scrivono certe parole. Le parole sono pietre, diceva qualcuno. Allora noi per i bambini diciamo sì, le parole sono pietre, perché significa che possono far male, ma
usiamole queste pietre con i bambini, diciamo così, per costruire scuole, ospedali, le case, per costruire parchi, per costruire altre cose. Allora acchiappiamo le parole per quello che ci sono state date, trasformiamole. E non posso fare a meno di non essere ancora rodariano per certi versi. E prima si diceva, Don Milà, sono stati citati dei nomi che sono a ricordarli fanno venire poi i brividi, voglio dire, per le loro vite, per quello che hanno dato, per come si sono spesi, un termine che non mi piace, ho detto, è troppo da supermercato, però per quello che ci hanno davvero donato, Don Milani, no? Lodi, e poi si parla di, dei quartieri, la scuola di Barbiana, che cos'è oggi la scuola di Barbiana? Sono i quartieri delle periferie. E poi ho detto, no, forse non basta definire solo che sono le periferie, sono i quartieri, perché dentro, all'interno di questi quartieri ci devono stare i maestri, altrimenti Barbiana senza Don Milani sarebbe niente, giusto? Io credo che sia, questa è una condizione importante. Se le periferie non sono abitate dai maestri e dalle maestre, le periferie sono pezzi di architettura più o meno belle, più o meno contemporanee, società strambe, no? Società da modificare, ma se non ci sono i personaggi all'interno di queste periferie, noi la terra dobbiamo viverla, abitarla, nel senso proprio questo. Poi Valerio ha scritto, è il divergere che gli dà un senso nuovo. E qui mi viene sempre in aiuto il grande maestro, voglio dire, in qualche modo, perché divertimento, che è una condizione indispensabile, deriva proprio da divergere. Divergere significa cambiare strada. Allora noi ci soffermiamo su questo significato importante. Noi ci dobbiamo divertire, nel senso è proprio quello. La psicoanalisi, da quando è stata fondata, ma prima ancora la filosofia, voglio dire, quindi da quando c'è l'uomo, che si è reso conto che poteva guardare le stelle in un certo modo, e anche se stesso, si pone poche condizioni. La filosofia, sono 2000 anni che noi giriamo attorno a 2-3 parole, basta. Una è la felicità. Vogliamo essere felici. Questo è una condizione indispensabile, fondamentale. Quando io sto bene con me, sto bene anche con te. Se io e te stiamo bene insieme, stiamo bene anche con gli altri. Il senso è proprio questo. Raggiungere la felicità è una situazione non facile, vuol dire, però il senso della nostra esistenza è proprio questo. Noi abbiamo smesso di farci le grandi domande, perché nasciamo. Abbiamo ancora la grande domanda risolta, che è quella della morte. No? Questo è l'elemento indispensabile della filosofia. Essere felici e poi morire, che è una condizione completamente naturale. È un discorso che noi affrontiamo anche con i ragazzi. Quindi il divergere, il divertirsi significa semplicemente cambiare strada. Divergere significa questo. Mi diverto solo se cambio strada, solo se affronto una condizione di novità. Solo se incontro persone che non conosco, solo se comincio ad attraversare luoghi che non ho mai attraversato, per lì forse potrebbe essere anche spiazzante, angosciante, no? Quando arriviamo per la prima volta in una città non abbiamo punti di riferimento, no? E lì per lì è disorientante. Poi quando abbiamo capito che quel campanile è lì, il nostro albergo sta vicino a quel campanile lì, e quell'antenna ci porta, che sotto c'è la piazza, allora quando cominciamo ad avere più, a trasformare il territorio in qualcosa di amichevole, non ci disorientiamo più, nel senso è proprio questo. Però il vero divertimento, è vero, è proprio così, lo dice Rodari, ma lo dicono anche gli altri, è cambiare strada. Ci dobbiamo divertire con i bambini, con i ragazzi a scuola, dobbiamo assolutamente cambiare strada, far conoscere loro novità totali, assolute. Poi Rodari, che io seguo sempre con molta diligenza, è uno che mi insegna proprio questo, a divergere, devi assolutamente cambiare strada, i linguaggi devono essere completamente diversi dai soliti linguaggi, anzi, dobbiamo prenderli questi linguaggi e modificarli, noi dobbiamo anagrammare la nostra vita, perché nell'anagramma troviamo altre storie, troviamo altre parole. Poi c'è, portiamo i nostri bambini a raccontarsi. E questo è un fatto davvero
non dico quasi psicoanalitico, perché quando raccontiamo le storie, anche quando raccontiamo le storie in terza persona, gli scrittori racconterebbero se stessi, perché è l'argomento che conoscono meglio di qualcun altro, insomma, di qualcos'altro, quindi si racconta se è una sorta di grande biografia, voglio dire, il romanzo, no? E raccontare, soffermiamoci qualche minuto, qualche secondo, insomma, su questa parola. Io sono un editore, faccio libri per ragazzi, libri illustrati, quindi il racconto che stampiamo, che organizziamo con gli scrittori, con gli illustratori. Prima la professoressa citava il premio Elsa Morante, mi piace adesso in maniera un po' così, forse un po' egocentrica, voglio dire, sottolineare che abbiamo vinto, per casa editrice, la targa morantiana, perché abbiamo scritto un libro proprio su Elsa Morante, bambina. Elsina, il grande segreto, questo è il titolo, perché era un'Elsa Morante molto ribelle, voglio dire, non era stanca di essere messa sul tavolo dalla mamma e dalla maestra e a recitare le poesie che lei scriveva da bambina, insomma voleva essere altro. Elsina, il grande segreto, adesso ve lo riassumo brevemente, il grande segreto di Elsina è un grosso tema, un grande tema che noi mettiamo dentro le scuole, perché il segreto di Elsa Morante, non è più un segreto, è il fatto che aveva due padri, e quindi questa è una condizione che allarga il discorso dentro le scuole, no? Le famiglie allargate. La signora Morante aveva il marito da una parte e lo zio Ciccio, che ha fatto i figli con lei, Elsa Morante, i fratelli e tutto il resto. Ed è un discorso delicatissimo, voglio dire ancora delicato, però attraverso le storie fantastiche noi riusciamo ad argomentare condizioni impossibili. Mi viene da citare adesso Cristina Campo, che è una scrittrice straordinaria, che noi stiamo un po' perdendo, vuol dire, la quale diceva, è una battuta che ho fatto mia anche prima, quando con altre persone abbiamo fondato questa casa editrice, che si chiama Rose Sylvie, il nome di donna. E quindi mi fa piacere, insomma, che donna tra le donne, in qualche modo. Ma Rose Sylvie è un anagramma, ecco il senso del linguaggio, del pescare parole per costruire storie. Rose Sylvie significa che la vita deve essere eros intesa come passione. Se manca la passione, forse non viene, che ci siamo tutti, no? Andiamo da qualche parte, uno di qua, uno di là. Perché senza questa condizione alta, emotiva, la passione, non si va da nessuna parte. E allora attraverso la fiaba noi possiamo raccontare anche la grande tragedia della nostra esistenza, perché noi ci viviamo nelle tragedie quotidianamente, insomma dobbiamo in qualche modo sublimarle, come ci hanno insegnato gli artisti. O è una grande fregatura, scusate il termine, il fatto che l'arte riesce a farci sublimare il dolore più totale. Esempio, noi entriamo, noi insomma, abbiamo un territorio, non solo quello italiano, ricco di rappresentazione del dolore, no? Noi entriamo in una cattedrale, facciamo un giro, che cosa vediamo davanti a noi, no? Cosa acchiappiamo da un punto di vista di emozione, di stato d'animo? Decollazione. No? Sappiamo che la cronaca, la storia contemporanea ci ha riportato a certe decollazioni terribili, voglio dire, no? Nel Medio Oriente, decollazioni, crocifissioni, flagellazioni, cioè una via crucis del dolore così tremenda che solo l'arte riesce a farci raccontare, perché poi alla fine, davanti alla decollazione del San Giovanni, di un grande pittore, voglio dire, no? Caravaggio, noi diciamo quanto è bello, cioè, di fronte ad un'immagine così terribile, voglio dire, no? Tu ti rendi conto, con un bambino, io sto vedendo uno, gli stavo tagliando la testa, o io l'ho già tagliata, posata su un vassoio, voglio dire, e dobbiamo raccontare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, che quella scena lì è bellissima, voglio dire, no? È straordinaria, è piena di emozioni. Il Cristo del Masaccio è una condizione che ci deve emozionare, un uomo crocifisso, dire, no? Con il sangue che cola da tutte le parti, non solo dalle braccia ma anche dal costato. Allora attraverso il racconto fiabesco noi riusciamo a raccontare, ci hanno provato da sempre, voglio dire, no?
Spiegel è uno che ha raccontato il nazismo, i campi di concentramento attraverso le figure dei topini, voglio dire, no? La rappresentazione del trasformarsi in persona attraverso un pezzetto di coccio, un pezzetto di legno, voglio dire, no? Pinocchio, chi è che non conosce questa storia straordinaria? Ma dipende da come la racconti, voglio dire, no? Se ci prova davvero bene, grande artista, attore, scrittore di tanti anni fa, purtroppo ci ha lasciato da un bel po' di anni, insomma, ha fatto Pinocchio, l'ha fatto per i grandi. Allora c'è anche questo aspetto qui, insomma, no? La fiaba deve essere per i bambini e la storia, il romanzo deve essere per gli adulti. Io non sono d'accordo, dopo tanti anni che sperimento in laboratorio per i bambini, io dico, dipende da come una storia la racconti. C'era una volta un signore di nome Gregorio Samsa che si svegliò la mattina dopo aver fatto dei sogni terribili e si vide trasformato in uno schifosissimo insetto. Cominciò a urlare così, la sorella che l'ha sentito urlare, aperto la porta, anche lei, avendo visto questo verme alto 1,60 m, così ha chiuso la porta, allora lui è rimasto un po' così. Poi si è accorto che poteva salire sulla parete nella sua stanza, cioè scoprire, divergere, scoprire che poteva arrampicarsi sulla parete, altra emozione, scoprire che poteva restare appeso al soffitto, scoprire che quella mosca che era prima un insetto fastidioso diventava in quel momento adesso raggiungo la mosca. E sto raccontando, i bambini che le racconto sempre, loro rimangono con gli occhi aperti. La metamorfosi di Kafka, allora, è un racconto per adulti o è una storia anche per ragazzi? Cioè, non è perché la racconti e fai le facce, fai le mosse, è il senso, voglio dire, no? Perché fiaba viene da favola, che significa raccontare. Non dice raccontare ai bambini oppure raccontare agli adulti. Favola significa raccontare. Favola deriva da un'altra parola che significa fare, è un verbo, significa parlare. Se ti racconto qualcosa devo parlare con qualcuno. E se c'è qualcuno che mi ascolta abbiamo già fatto, no? Siamo messi in comunicazione. Tornando alla parola bellezza, no? A proposito del principe di Dostoevskij, che è lontana, ma è davvero lontana questa parola, perché Bet-el-za, bellezza, deriva da questa parola. Sentite il suono di questa parola? Bet-el-za. Non sto parlando tedesco, voglio dire, no? Non sto parlando neanche norvegese, sto parlando sanscrito. Questa è una parola sanscrita che significa il luogo dove Dio brilla. Prendiamo Dio come concetto di pensiero alto, eh? Non lo prendiamo creatore di non si sa che cosa e tutto il resto, no? Prendiamo il concetto proprio filosofico di Dio. La bellezza è il luogo nel quale Dio brilla. E questo è veramente straordinario, ecco cos'è la bellezza, voglio dire, no? Poi ci accorgiamo, noi possiamo fare un discorso con i nostri ragazzi a scuola del concetto di bellezza, perché basta che tu racconti molto velocemente, non devi stare a raccontare cosa hanno detto i pitagorici, cosa hanno detto i greci, cosa è stato detto nel Rinascimento, sarebbe strano, bisognerebbe inventarsi delle storie. Però possiamo anche dire loro che la bellezza, dai greci, passando per tutti i movimenti, diciamo, del pensiero antico, contemporaneo e moderno, lo stesso da Kant, Hegel, fino ai nostri. Il concetto straordinario di bellezza è che tutti, pur dando dei significati che sfumano un po', tutti sono d'accordo che la bellezza è armonia. Questo è fondamentale, essere armonici, dire, no? Ai bambini l'armonia potrebbe anche essere una condizione legata alla musica, dire, no? Al cantare bene o al cantare in un certo modo, e quindi essere armonici, quindi essere in equilibrio. L'equilibrio non è una condizione statica, ferma, l'equilibrio si raggiunge attraverso un movimento. E quindi è molto interessante anche scoprire che dentro questa parola, bellezza, esiste una dimensione più narrativa, no? È il luogo nel quale Dio brilla, voglio dire, no? E allora la brillantezza è qualcos'altro, voglio dire,
tu cominci a raccontare le cose, le stelle blu le erano di notte. Allora, Cristina Campo, citata prima, diceva che erano, le condizioni della fiaba sono due, la bellezza, e noi dobbiamo raccontare la bellezza, e c'è l'altra faccia, bellezza e paura. Se non c'è bellezza e paura, le storie non vanno avanti. Questa è una condizione quasi tecnica, però gli scrittori di fiabe, gli scrittori di storie cosiddette per adulti lo sanno, insomma, che bisogna da una parte utilizzare la bellezza, dall'altra la paura. La paura perché? Perché noi dobbiamo raggiungere un qualcosa che sta un po' più lontano da noi. Dobbiamo diventare, da pezzettino di legno, di abete, bambino, cioè dobbiamo trasformare. E qui è Calvino che ci viene in aiuto, prima è stato citato, perché lui dice che le fiabe sono sempre, vogliamo raccontare una storia fantastica, allora ci dobbiamo mettere solo questi due elementi, incantesimo da una parte e metamorfosi da quell'altra. Incantesimo è una parola stupenda, contiene incanto, quando tu ti incanti, voglio dire, no? Non è che stai lì abbambolato a guardare qualcosa e quindi perdi il concetto del tuo reale. Incanto significa stare nel canto, dire, no? E quindi stai nell'armonia, vedete come le parole che si assomigliano dicono le stesse cose. Quindi c'è l'incantesimo, non è la fata che ti trasforma in qualche altra cosa, l'incantesimo è proprio incantarsi. Stare lì a guardare e a scoprire la meraviglia, ma incantarsi significa anche costruire un canto dentro di noi, il senso è proprio quello, se noi cantassimo forse dentro di noi più spesso, voglio dire, forse staremmo in armonia anche con gli altri. Noi purtroppo abbiamo abbandonato, piccola parentesi, condominiale, voglio dire, il saluto con gli altri, io avevo un condominio di 100 famiglie, il buongiorno è diventato giorno, ho tolto la parte più bella, voglio dire che è buono, è meglio dire buono e poi mettici tutto quello che vuoi, appresto sto buono, no? Ti dico giorno, vabbè, lo so che significa buongiorno, però ho tolto la parte forse più bella, più gustosa, che è il buono, insomma, no? L'augurare il buono a qualcuno. E poi l'ascolto, ha scritto Valeria qui, l'ascolto e l'attenzione faranno la differenza. E qui mi viene in aiuto uno che ha scritto una cosa molto carina, sicuramente la conoscete, l'avete già utilizzata per fare insegnante, insomma, non sa. È un orecchio bambino. Mi serve per capire le cose che grandi non stanno mai a sentire. Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, gli uccelli. Capisco anche i bambini quando dicono cose che ad un orecchio maturo sembrano misteriose. L'orecchio acerbo, che sarebbe l'orecchio verde di Gianni Rodari, come dire, no? Allora, se noi come editori siamo in qualche modo il nostro chiodo fisso con Rose Selavie, non so se conoscete Rose Selavie come personaggio, Rose Selavie, apro una piccola parentesi così, per capire l'identità, voglio dire, perché se i nostri nomi raccontano qualche cosa, no, nella loro etimologia, anche le parole che scegli hanno un'etimologia che ci racconta qualcosa. Noi ci siamo chiamati come casa editrice per ragazzi Rose Selavie, ho detto prima nome di donna ma anche anagramma. Ed è un nome che si è dato un uomo che si chiama, anche se è morto tanti anni fa, perché gli artisti, i poeti, le persone alle quali vogliamo bene non muoiono mai, Marcel Duchamp, non so se lo conoscete, quello che ha messo i baffi alla Gioconda. Non ce l'aveva certo con Leonardo da Vinci, ce l'aveva con noi che abbiamo trasformato questi corpi, questa immagine straordinaria, voglio dire, no? In un'icona. Siamo tutti davanti alla fila, al Louvre, anche io ho fatto la fila davanti al Louvre, solo per vedere questa icona del turismo culturale. Poi dietro di me invece c'era la Maria del Caravaggio, che credo che sia uguale come valore, forse anche un po' di più, non esagero, alla Gioconda di Leonardo. Gioconda, qualcuno va a cercare il suo sorriso, forse Leonardo, forse chissà chi è, ma dietro di me c'è Maria, la mamma di Cristo, che muore con i piedi gonfi, che è una popolana, il concetto del racconto, la storia, insomma, una signora normale che sta
che è quasi è morta da poco. Quindi il concetto è questo, ritornando a Marcel Duchamp che ha dipinto così due baffetti alla Gioconda. Uomo che si è vestito, non travestito, vestito da donna per cercare un'altra identità. E quindi nel 1924, sono passati a momenti quasi 100 anni, l'ha cercata in tutte le persone che ho davanti a me, voglio dire, no? Forse con intelligenza, voglio dire, non solo con ironia, lui ha guardato, insomma, era un grande artista molto noto negli Stati Uniti. E allora l'ascolto, l'ascoltare di questa persona adulta che ha ancora un orecchio acerbo, come chiama Gianni Rodari, che ha ancora un orecchio verde, perché è necessario ascoltare come ascoltano i bambini, perché i bambini ascoltano cose che noi, non so, per abitudine, per noia, perché siamo diventati superficiali, non riusciamo a cogliere più, voglio dire, no? C'è un racconto, per esempio, mi viene in mente adesso, io, scusate, sono abituato a aprire molte parentesi, però poi le apro, come le apro le chiudo subito. Insomma, mi viene in mente un racconto adesso di un maestro che non aveva mai scritto per ragazzi. La nostra casa editrice si caratterizza anche per questo, abbiamo scelto autori importanti che non avevano mai scritto per ragazzi. Franco Arminio, che è un maestro straordinario, ha scritto per noi un libro e c'è un racconto che io dico sempre ai ragazzi. Ecco perché le parole, acchiappi le parole e le trasformi in qualcos'altro. C'è un racconto, vedete, che sono bambini, ragazzi, ascoltatemi con pazienza perché vi devo raccontare, vi devo leggere il racconto più lungo, insomma, un po' di pazienza, saremo qui tutto il tempo necessario. E il racconto dice così, spero di ricordarlo perché è talmente lungo. Sono il gatto del falegname, ma mi piace stare a casa della maestra Antonietta. E finisce qui il racconto. Allora, un educatore, un genitore, un insegnante, una maestra comincia a raccontare per tre quarti d'ora di seguito, davvero, perché il gatto del falegname preferisce stare a casa della maestra Antonietta. E qui i bambini hanno molto da raccontare, no? Perché magari la maestra da mangiare. E poi perché dal falegname, insomma, la polvere tossisce sempre, il gatto, e poi tu allunghi, cioè tu metti, cogli quello che conosci tu, no? Forse perché il gatto scopre, il gatto del falegname, che a casa della maestra c'è il gatto di stivali, allora cominciano le storie, voglio dire, cominciano a... Allora, le parole servono solo a questo. Acchiappare le storie che stanno dentro le parole, perché nelle parole c'è un sacco, nell'etimologia, voglio dire, no? C'è proprio una grande storia. Bellezza è una parola sola, ma c'è dentro Dio che brilla, voglio dire, no? Una serie di tanti elementi che ci raccontano così. Nelle stesse parole, quando facciamo i laboratori con i bambini, quello che conta è l'attenzione. Cioè, se facciamo attenzione, scopriamo tutto quello che c'è attorno a noi, anche dentro di noi. Fare attenzione dovrebbe essere una sorta di altro articolo alla fine della Costituzione, ci dovrebbe essere articolo, non so con quale articolo finisce, la Costituzione però l'attenzione, cioè dobbiamo avere attenzione, perché se facciamo attenzione non solo non finiamo, insomma, sotto le macchine quando dobbiamo attraversare la strada, ma se facciamo attenzione scopriamo tutto quello che c'è, perché le cose già esistono, voglio dire, no? Allora, con i bambini facciamo questo esempio particolare. Prendiamo un avverbio, sapete cos'è un avverbio? No, non fa niente, insomma, è una parola sola. Prendiamo questa parola e poi facciamo attenzione a quello che accade all'interno di questa parola. La parola è questa, contemporaneamente. Loro lo scrivono, quelli che sanno scrivere, corsivo, maiuscolo, e facciamo attenzione. Se facciamo attenzione scopriamo, infatti facciamo attenzione, che dentro una sola parola ne esistono addirittura 18, 18, non è che dici ci sono 2, 3. I bambini arrivano a 4 o 5 a capirle, no? E poi trovano le parole importanti all'interno di questo avverbio, perché trovano subito la parola tempo. E ti fermi, accidenti se ti fermi a parlare, prendi questa parola e cominci a parlare il tempo. Se non c'è tempo, loro lo sanno, se non c'è tempo ci saremmo noi, non ci sarebbero le cose, non ci sarebbero niente, il tempo, no? E poi esiste la mente, c'è anche mente, se non ci fosse la mente. Poi cominci a scoprire che se c'è il tempo c'è l'ora, con il tempo, ora. Poi se dentro questa parola c'è anche me,
dice, se ci sono io ci sei anche te, e quindi stare insieme con il conte, per loro il conte Dracula, è chiaro, fanno una storia, e ogni storia che si rispetti deve avere dei personaggi che sono degli animali, e loro lo scoprono piano piano, se fanno attenzione, che dentro la parola contemporaneamente sono anche le rane, allora possiamo, alla fine del nostro stare semplicemente attenti, perché le parole sono con tempo, sono proprio elencate, non è che dobbiamo, se dovessimo dire ad un bambino, scrivi un pensiero, scrivi qualche cosa, lui guarda il soffitto, guarda fuori, cerca di copiare quello che ha scritto il compagno, così. Se invece tu gli dai una parola, glielo fai scrivere, poi gli dici fai attenzione a quello che c'è dentro queste parole, 18 parole, personaggi, le rane, il conte, il fiume Po, oppure ne vuoi un po', cominciamo a trasformare le parole, con 18 parole, no? I più furbetti che usano internet così scoprono che c'è anche on, ma noi non la usiamo, la mettiamo da parte, on, off, insomma, cioè acceso, spento, no? Qualcuno scopre amen dentro, che c'è anche amen. E allora amen noi lo usiamo, c'è bisogno di fare le preghiere per dire amen, amen significa è fatta finita, è amen, chiudiamo il discorso, se glielo dici in questo modo, ecco che Abdul, che non usa amen, voglio dire, capisce il senso di un'altra lingua, il senso è proprio questo, l'attenzione porta a questo. E quindi c'è sforzo in questo? No, c'è solo attenzione, devi solo stare attento e basta, l'attenzione è proprio questo, come nascono le storie? Facendo attenzione. Un grande scrittore come Antonio Moresco, non so se conoscete questo personaggio, ha scritto un libro anche con noi. Io racconto sempre questa storia ai bambini, la racconto anche a voi perché è molto gustosa. L'attenzione. Antonio Moresco, un grande scrittore, si accorge, aveva un rapporto, una nipote, poi ha una nipote ancora, che si chiamava Maria. Quante volte avrà detto Maria a sua nipote chiamandola, gli auguri di Natale, i compleanni, così. Poi si è accorto che solo con questo nome poteva costruire una storia, una brevissima storia, naturalmente, ma anche i bambini con il loro nome possono costruire delle storie. Insomma, c'è una volta questa bambina, insomma, così, Maria. Poi c'era una volta un'amica di Maria, si chiamava Arianna, che era stanca di essere un po' Aria, è un po' Anna, e non voleva, voleva solo essere persona. Allora che fa? Senza cattiveria, ruba una M alla sua amica del cuore, alla Maria, gli ruba la M. Lei diventa Maria, e la povera Maria, Aria, e una settimana a piangere, così. Tu gli racconti ai bambini, no? Il senso di non esserci più, voglio dire, no? Era diventata Aria, e tu partecipi con questi bambini, voglio dire, no? Quasi diventi triste con loro, però si accorge che essendo Aria è diventato l'elemento più importante della nostra esistenza, senza l'aria non c'è niente, allora senza l'aria non i bambini cominciano a dire non ci sono i fiori, le piante, noi, gli animali, insomma non c'è la vita, allora ex Maria diventata Aria, personaggio nuovo, fantastico, ecco le fiabe, servono proprio a questo, a trasformare il reale in qualcosa di fantastico che viene restituito al reale, perché se noi dovessimo raccontare la guerra per come è, no, voglio dire, non porta, dobbiamo mediarla attraverso delle simbologie, dobbiamo creare cavalieri, dobbiamo creare delle dame, dobbiamo fare del contemporaneo quello che fanno loro per riportarle poi nel concreto, voglio dire, il senso è proprio questo, raccontare e basta. Il concetto è proprio questo. E vado un attimo avanti con quest'altra battuta. Gianni Rodari dice che noi nella lingua, perché il senso è proprio quello, il linguaggio, trasformare il linguaggio, Rodari è uno che invita a trasformare il linguaggio, no? Le parole devono essere in qualche modo capovolte, no? Non devono essere piatte. Allora lui dice, noi dobbiamo essere nel linguaggio non come il nuotatore che sta in superficie, ma come il pesce che va sotto, voglio dire, no? Ecco, noi dobbiamo essere come il pesce che sta nel linguaggio. E i bambini lo capiscono, voglio dire, perché il pesce ha il tubo
dovete vedere l'acquario, forse qualche volta l'hanno visto, qualcuno ce l'ha anche a casa, un piccolo acquario. Quando racconto questa cosa ai bambini mi viene in mente un'altra storia che è molto difficile da raccontare ai bambini, però è talmente bella come storia che io la racconto, poi piano piano acchiappiamo, diciamo, il senso di quello che c'è in questa brevissima storia. Questa è una raccontata da un straordinario scrittore. La critica è divisa in due, insomma, c'è chi gli piace tantissimo. Sto parlando di David Foster Wallace, che è uno scrittore americano che purtroppo ha deciso di raccontare le storie da un'altra parte. Ha scritto dei libri impossibili, voglio dire, no? 2000 pagine, fai fatica a leggere quello che ha scritto questo scrittore qui. La stessa fatica la facciamo quando leggiamo Joyce, l'Ulisse di Joyce è talmente faticoso, voglio dire, no? Io ci ho provato già 4 volte e lascio sempre, non ce la faccio a seguirti, Daedalus, proprio perdonami, voglio dire, non ce la faccio a seguirti. La stessa cosa mi succede, è una confessione così molto domestica, mi succede con il grande Marcel Proust, che non legge Proust, fa i libri e scrivi, non leggi Proust. Io, guarda, innamorato del primo libro, ma gli altri, cioè, qualcuno ha detto 150 pagine solo per raccontare un biscotto, no? La Madeleine famosa, insomma, no, di Proust, così. Ma è la storia di uno che non riesce a prendere sonno, no, qualcun altro. Poi ti accorgi che se superi la fatica c'ha un'armonia, adesso non so, è la traduzione che me la rende così, mi piacerebbe leggere in francese, ma non sono capace. Però poi se è faticoso leggere, voglio dire, è faticoso leggere, scrivere, insegnare, camminare, mangiare, fare l'amore, è tutto faticoso, voglio dire, no? E andiamo avanti, cioè superiamo la fatica del momento e scopriamo quello che c'è dietro a... Per molto tempo mi sono addormentato presto a sera. Comincia così, questo è uno degli incipit straordinari. Il senso è proprio questo, quindi raccontare le storie superando il concetto di fatica. Allora, quando racconto ai bambini Foster Wallace, improponibile per certi versi come Joyce, lui racconta questa storiellina brevissima, la racconto perché è molto molto piacevole. L'ha raccontata a degli studenti universitari. Allora, lui dice l'acqua sotto, cioè un pesce, pesce adulto, nuota, tu fai queste mosse per bambini, che il pesce fa così, non è che fa così il pesce, nuota così, il pesce adulto da lontano, vede due giovanissimi pesci che stanno anche loro nuotando. Quando è il momento di avvicinarsi, il pesce maturo, anziano, dice: salve ragazzi, com'è oggi l'acqua? Uno dei due fa: l'acqua? Cos'è l'acqua? E qui è proprio, apri un capitolo sull'indifferenza, su quello che tu non ti rendi conto di star vivendo, cioè il concetto della consapevolezza di quello che fai, di quello che sei. Siamo consapevoli oggi che stiamo a scuola, ragazzi. Siamo consapevoli che il posto più bello del mondo, gli amici, fra 30 anni farete le feste per ricordare che siete venuti qua, voglio dire, no? Dopo 50 anni non fate la festa del matrimonio, le nozze d'oro, quella la lasciate perdere. Dopo 50 anni andate in pizzeria con gli amici di scuola, il senso è proprio quello, perché è veramente il posto più bello del mondo, essere consapevoli, voglio dire questo. Mentre questo pesce, l'acqua, e cos'è l'acqua? Cioè, proprio, io lo trovo, questa è una storia veramente straordinaria, no? Perché riassume l'essere inconsapevole. Boh, tu attraversi il mondo, che hai fatto? Cosa, come è andato oggi? Bene? Cosa hai fatto? Niente. Si diceva tanti anni fa, non so se si dice ancora, è così. Io sono stato un po' più fortunato un bambino perché avevo mio papà, cioè, faceva fare il poeta a lui, insomma, così, quindi non mi diceva come è andato, se no avrei risposto anche io così. Hai fatto qualcosa di interessante? Hai sentito qualcosa di interessante? Questo è il concetto che io mi porto ancora appresso. Allora, no, la prima volta era no, poi diceva, pensaci un attimo, che hai scoperto, hai scoperto gli dèi, l'avete scoperti? Gli dèi? Allora il concetto degli dèi è un concetto veramente affascinante, no? E qui il concetto degli dèi, noi con i bambini lo riportiamo sul bisogno degli altri. Nelle storie fantastiche, lo sappiamo tutti, insomma, c'è il protagonista che va avanti,
Se non ci fossero gli aiutanti, noi staremmo fermi a casa, vuol dire, no? Se Pinocchio non avesse la fata o qualche altro meccanico, sarebbe sempre lì, voglio dire, no? Se Ulisse non avesse gli dèi, niente, sarebbe un... Sì, è intelligente, uno che... Ma senza l'aiuto, il concetto è, non c'è bisogno di avere una bacchetta magica, voglio dire, di avere poteri extra, il concetto è qualcuno che ti deve aiutare. Non puoi fare le cose da solo, questo è il concetto primario delle fiabe, delle storie, cioè, se non c'è un amico che ti dà una mano, le storie non vanno avanti, tu ti fai, non puoi, voglio dire, è impossibile fare, no? La Costituzione non è la nostra grande amica, voglio dire, se non ci fosse la Costituzione a darci una mano, la nostra società sarebbe una società asociale, non lo so quello che sarebbe, insomma, il concetto delle... buttare là, mettere là delle norme che ti fanno stare con gli altri, voglio dire, no? Prima Valeria diceva che la Costituzione non è stata scritta per i giuristi, è stata scritta per noi, cioè, ma non per me che sto davanti allo specchio, è per me che sto con te e io e te facciamo una società, voglio dire, il concetto è proprio questo, quindi se c'è qualcuno che ti aiuta noi potremo in qualche modo andare avanti. Allora, non so se è l'ora sua, l'ora giusta, io volevo in qualche modo... sono un editore, quindi il mio quarto d'ora di uso questa parola perché mi piace, perché è come la parolaccia del bambino, insomma. Il mio quarto d'ora di spudoratezza, voglio in qualche modo inserirlo, però è un escamotage, perché questo libro l'abbiamo fatto noi, insomma, siamo stati d'animo. Una volta gli stati d'animo erano moto d'animo, quindi qualcosa che ti portava da un'altra parte, oggi invece è lo stato dell'animo, no? Quindi noi siamo dentro un territorio che dobbiamo attraversare, prima era solo un moto, il moto d'animo, il motus, che ci portava chissà dove, abbiamo capito che invece no, noi stiamo dentro una superficie e ci muoviamo all'interno di questa superficie, no? Prima è stato citato Leopardi, no? Siamo vicini di casa con il grande poeta, voglio dire, noi abbiamo fatto anche un libro su Giacomo Leopardi, bambino, perché naturalmente le storie per i bambini è meglio che i personaggi protagonisti siano ragazzi della loro età, voglio dire, in qualche modo la somiglianza è normale, è chiaro, insomma, se no quello è troppo vecchio, quell'altro è troppo piccolo, e quindi Leopardi bambino, ribelle, diversamente da Leopardi che ci hanno insegnato a scuola, che Leopardi, se lo avvicini così, se al bambino dici che Leopardi, il giovane Leopardi era veramente prepotente, no? Perché sapeva di essere già traduttore, voglio dire, traduceva e organizzava delle cose. Noi abbiamo scritto, allora Leopardi ha scritto una poesia davvero, questo è vero, contro la minestra, no? La odiava, il semolino, per carità, così. Una poesia che lui ha scritto davvero, proprio agli atti, direbbe Valeria. A un certo punto Paolo Di Paolo, che è uno scrittore che ha scritto questo racconto su Giacomo Leopardi, Giacomo, il signor bambino si chiama, decide con la sorella e con il fratello di fare una spedizione notturna e di andare a prendere il semolino e via. Lo ruba e lo vuole, basta con il semolino, posso più di questa minestra che la odio in modo particolare. E allora racconta appunto questa condizione. Ma scopriamo un Giacomo Leopardi, sì, prepotente, molto prepotente nei confronti della sorella e del fratello, però vivace, allegro, è uno che gli piace mettere in scena alcuni burattini, si inventa quello che si inventa, voglio dire, no, si inventa di essere un eroe dell'antica Grecia, vuole essere pecora, vuole essere uccello, uno che vuole essere una cosa così, non è un pessimista, un noioso, ma è un ottimista, voglio dire, no? Sempre caro mi fu l'estermo colle, è un pessimista. Manco lo guarda il colle, non si accorge, la siepe, no? Il naufragarmi è dolce. Lui usa queste parole qui, ma se tu gli fai capire che quando arriverà nella sua storia, forse qualcuno abbandona, no? Diciamo, ma quando incontrerai questo Giacomo, sì, fisicamente non frequentava le palestre, voglio dire, no? Però in qualche modo raccontando le cose, è innamorato pure lui di quella che mi stava davanti, anche tu, ma di SMS, insomma, siamo tutti un po' giacomini da qualche parte. Quando le storie trasformi, i racconti diventano più interessanti. Mi serve come scamotage per dire
che Beniamino Sidoti, che è un giocologo, scrittore, incontra anche gli insegnanti, ci aveva proposto a suo tempo di fare un libro con noi, voglio dire, no? Per noi è stato piacevole. E sono 25 stati d'animo, ma non come condizione che ci porta da un punto ad un altro. Gli stati d'animo sono territori da attraversare, e quindi gli stati d'animo sono tanti, sono 25, sono illustrati da un giovanissimo illustratore che ha usato i collage. Io vorrei semplicemente approfittare della vostra pazienza per leggervene uno, perché mi aggancia a un concetto alto. Prima si è parlato di dignità. Io quando sentivo questa parola, chissà perché, mi è subito venuto in mente una cosa che mi è lontana, però mi è subito venuto in mente: non son degno, no? Questa cosa che forse quando andavo a catechismo, no? Perché poi sono diventato laico, poi a un certo punto perché sono storie mie private, no, io mi affascino davanti a un Gesù Cristo perché c'è un pittore di mezzo, voglio dire. Il non son degno, ci ho pensato un po', no? Ho detto, non son degno significa non sono uguale a te, solo per questo non sono degno, perché se fossimo uguali non ci sarebbe la condizione. Quindi questo concetto è, allora, la dignità che cos'è? Allora, ho fatto questo esperimento con me stesso mentre Valeria parlava di dignità. Allora, non sono un essere dignitoso, nel senso, allora, arrivederci, la spregevolezza è contro di me, no? Non sono dignitoso. Poi, non sono degno è una cosa che riguarda gli altri, voglio dire, il mio rapporto con gli altri. E allora mi ha fatto pensare, voglio dire, che bella parola, voglio dire, che mette in discussione me, perché posso anche non essere dignitoso quando commetto delle cose che non stanno bene, voglio dire, alla società. Quindi la dignità riguarda me, e se non sono degno, non in senso, non so niente, non c'entra Dio, voglio dire, e non sono uguale a te, quindi non riesco a parlare il tuo linguaggio, significa questo essere uguale, parlo la stessa lingua. Se sapessi parlare la lingua dei senegalesi, voglio dire, sarebbe più facile avvicinarmi a loro. Anche il francese parlo poco, quindi se uno parla francese lo capisco, voglio dire, no? Celestini, che è l'attore, no? Sapete, Celestini, ha scritto un'introduzione per il nostro quaderno, e lui ha detto: quando sento due persone che parlano di fisica, non li capisco. Eppure usano le parole che uso io, insomma, no? Sono quelle, le parole sono quelle. Quando sento uno che fa le previsioni del tempo, non lo capisco, perché usa le parole mette insieme. Quindi, tornando a Rodari, insomma, no? Noi nominiamo le cose sedia, ma se non la mettiamo in relazione a qualcos'altro, non c'è senso. Sedia c'è senso quando io dico siediti, allora c'è senso nominare questa parola. Prego, accomodati, siamo insieme, mettiamoci insieme, beviamo un caffè. Allora, la parola sedia ha senso se c'è relazione, e questo Rodari lo dice, insomma, no? Perché le parole vanno selezionate, cioè sono tante le parole, no? Noi le conosciamo, credo, di buona cultura, forse arriviamo a 3500 parole, poi usiamo tanti sinonimi, tante metafore, noi diciamo la stessa cosa in 5 modi diversi, però diciamo sempre la stessa cosa. Perché come, cioè abbiamo questo vizio anche da turisti, stiamo a Place Vendôme e diciamo sembra di stare a Barcellona, siamo a Barcellona e sembra di stare a Milano sembra di stare a Napoli, ma a Napoli sembra di stare, cioè abbiamo sempre bisogno di far somigliare le cose a qualcos'altro, abbiamo bisogno proprio di raddoppiarle le cose, no? Avere più posti a disposizione, perché se sto a Barcellona e somiglio a Milano sto più tranquillo. Perché ho due cose che, una mi assomiglia un po' di più, voglio dire, no? Perché se faccio somiglianze vuol dire che l'altra la conosco, e allora sto più tranquillo. Senza, cioè, proprio questo, noi vogliamo stare bene, la felicità di cui prima, insomma. Allora, tornando a stati d'animo, vi volevo leggere semplicemente, gli stati d'animo sono tutti belli, lo stato d'animo è chiaro che è una condizione che ci riguarda da vicino. Per esempio, silenzio, fantasia, rabbia,
purificazione, passione, invidia, generosità, sono tutti territori che Beniamino Sinodi attraversa raccontando uno stato d'animo trasformato in territorio, perché sennò sarebbe un libro di psicologia, no, sono racconti, voglio dire, no? È la metamorfosi di cui Calvino diceva prima per trasformare le cose in qualcos'altro. Mi piacerebbe adesso leggere, approfitto della vostra pazienza, questo qua. Allora, scusate, mi trovo, pensavo di aver messo la necessità. Eccola qua. Poi il titolo ve lo dico dopo, vediamo se c'entra. Allora, c'è uno stato d'animo che non trovi sulle mappe delle regioni interiori, ed è lo stato d'animo di libertà. Non c'è bisogno di dire il titolo perché il titolo è libertà. Ci sono, è vero, alcune nazioni che si dicono liberate, che si sono affrancate dal dominio dei propri fratelli, ma quando viaggi per gli stati d'animo, quando ti fai peregrino delle emozioni, non contano più i confini, per capirsi. Lo stato di durezza è grande e vasto e può avere tanti nomi. I suoi abitanti si fanno partigiani di una o di un'altra divisione territoriale. E l'unica cosa saggia che puoi fare è guardarli e sorridere, perché loro vedono dei confini che tu non puoi vedere. Lo stato di libertà invece è tutt'altra cosa. È uno stato di alte vette, di montagne, di passi non controllati, è un arcipelago di isole inesplorate, è un luogo di cui devi ancora scoprire tutto. Capisci che qui non si è liberi da qualcosa, ma liberi e basta? È uno spazio che conosci bene e che accoglie, un posto in cui puoi dire tutto, un luogo in cui non devi dire niente. E anche con i bambini della scuola media, voglio dire, questi concetti che sono concetti alti, il non dire niente e non dire tutto, lo puoi affrontare, ti metti seduto con calma, fai attenzione a quello che c'è scritto qua, il concetto di, per loro la libertà è faccio come mi pare, no? E invece ti accorgi che ci sono alcune cose che puoi fare, altre non ti puoi fare, insomma, no? Il fantastico deve essere limitato. E io lo dico ai bambini, dovete essere fantastici, no? Perché sì, la fantasia ti consente di trasformarti in un uccello, in un fringuello, però attenzione, perché dal quinto piano la fantasia non ti può venire in aiuto. E quindi il senso è proprio questo. Che altro aggiungere? Allora, l'ascolto, la scrittura, all'errore, concludo con questa condizione dell'errore. Sono della generazione, anch'io, no, che è sbagliato, ma è così. E qualcuno dice sbagliando si impara, e invece qualcun altro ha detto no, sbagliando si inventa, sempre lui, insomma, Gianni Rodari, sbagliando si inventa, perché lui ha un concetto che ha chiamato euristico dell'errore, no? Allora, l'errore va affrontato attraverso tentativi. Risolviamo questa situazione che non sappiamo risolvere attraverso il tentativo. Questo dice Rodari. Il tentativo non è altro che una costruzione di storie, no? Come facciamo a risolvere il problema del fatto che dobbiamo attraversare questo mare per andare dall'altra parte, non abbiamo imbarcazioni, dall'altra parte dobbiamo salvare un popolo, una principessa, dobbiamo scoprire quello che volete. Come facciamo ad affrontare questo problema? Attraverso il metodo euristico. Proviamoci. Allora, a un certo punto scopri che le soluzioni sono 7, 8, 9, 10, no? Non tutte sono giuste, così. Allora, attraverso gli errori costruisci storie, questo è il senso, voglio dire. Perché non è che costruisci soluzioni, noi le soluzioni ci interessa poco, voglio dire, no? Perché oggi la tecnologia, la soluzione la trovi, voglio dire, no? Voi siete come me, insomma, praticanti di Google. Oggi io, se c'ho un problema di tipo tecnico, storico, intellettuale, fisico, vado su Google, come si fa a risolvere? C'è sempre qualcuno che ti risponde, c'è sempre qualcuno che ha lo stesso problema, voglio dire. E questo è da una parte consolatorio, dall'altra dice una società che ha problemi, insomma, questi stessi problemi. Quindi allora la soluzione non ci interessa, a me il frigorifero, no? Noi non so come funziona, non mi importa come funziona l'automobile, io devo sapere che metto la prima, metto la seconda, il freno è quello, il resto non mi interessa. Quindi a noi con i bambini non ci interessa trovare la soluzione,
ma le troviamo perché ogni soluzione è un racconto. Questo è, perché raccontare, e torno alla prima battuta di prima, è parlare. Il senso è proprio questo, cioè, no? Il parlare con qualcuno. La leggenda dice che qualcuno ha dato una martellata, no? Sapete, no? Dicendo perché non parli, a quella, io non ci credo, insomma, che l'ha detto, mi ha dato una martellata, perché è troppo bella. Avete presente la pietà di Michelangelo? Concludo con due racconti che sono due interpretazioni. Anche questo è bello, voglio dire, no? Quando esistono le interpretazioni non sono altro che racconti, no? C'è uno che ti racconta così, la pietà di Michelangelo, Maria, che è una premonizione, è talmente giovane la Maria, no? Lì, con Cristo che ha 33, è talmente giovane che per qualcuno, Carlo Argan, il famoso storico, dice che quella scena è una premonizione, lei che sta immaginando, quindi sta raccontando una storia fantastica, che il figlio farà quella fine. Qualcun altro dice no, è solo un applicare, Michelangelo o di cultura, quello che aveva scritto qualcuno 300 anni prima. Vergine, madre, figlia di tuo figlio. La preghiera è detto così, insomma, di lei. Quindi è facile. Cioè, l'attenzione di Michelangelo, voglio dire, che non era un uomo, no? O scriveva pure poesie, voglio dire, poesie d'amore, ad una donna, all'uomo sessuale, un personaggio straordinario, architetto, scultore, ha fatto attenzione, semplicemente quello, ha fatto attenzione a quelle parole, vergine, madre e figlia di tuo figlio, non poteva essere una donna anziana quando c'è la pietà, perché è figlia di tuo figlio, fai attenzione a quello che c'è scritto, come deve essere la Maria della pietà? C'è proprio scritto, cioè non è che dici invento chissà che cosa, è scritto, se fai attenzione, non solo scopri che dentro una sola parola ce ne stanno 18, scopri tutto, cioè nominiamo il mondo, qui dentro ci sono 5.000 parole, se noi volessimo dare un nome a tutto, se le mettiamo insieme con 18 parole i ragazzi cominciano a costruire una storia, una volta le rane, ma con 150 parole costruiamo veramente un racconto straordinario, fantastico. Dobbiamo comunque sempre esagerare, perché dobbiamo affabulare, si dice in qualche modo, trasformare il reale in fantastico e ridepositarlo, però restituire attraverso il fantastico il nostro reale. Ha senso tutto questo? Cioè alla fine della giornata il bambino, io credo che abbia senso, voglio dire, no? Visto che senso è anche direzione, dobbiamo andare da qualche parte, e lo sappiamo, insomma, la filosofia di prima ci ha detto che vedi di essere felice, il resto è impossibile da realizzare, voglio dire, il concetto di morte esiste, noi non lo accettiamo mai, non accetteremo mai, neanche se qualcuno ci dice che c'è un'altra vita, che ci reincarniamo in un calamaio, io che faccio libri, forse non diventi 22, diventerò un po' desueto, messo da parte. Però il senso è proprio questo, dire, no? Raccontare per costruire altre storie. E se costruisco altre storie e faccio attenzione, io lo voglio, insomma, no? Non dobbiamo perdere la storia degli altri. Si dice che non abbiamo più memoria, no? Non è perché siamo smemorati, è perché quello che hanno raccontato gli altri diventa poco interessante. Con i bambini noi facciamo i racconti che gli vengono raccontati da quelli che un nonno ce l'hanno dentro la loro famiglia. Se non ce l'hanno, fatti raccontare da papà, dalla mamma, dal secondo padre, dalla terza madre, quello che vuoi tu, quello che vedeva lei quando era bambina, quando era ragazza. Cioè recuperiamo le parole, il senso è proprio questo, perché le grandi domande non ce le facciamo più. C'è un cartello di tanti anni fa, credo che sia l'Argentina sotto la dittatura militare, cioè, questo cartello mi è rimasto impresso, una manifestazione, chiudo così, proprio questa immagine, molto simbolica, però molto bella. Mi piace la battuta, ecco perché mi piace il senso che c'ha questa battuta. Fotografia su un giornale, giovani argentini che manifestano, cartello, ho scritto in argentino, poi c'è la didascalia in italiano, anche scritto adesso che avevamo le risposte ci hanno cambiato le domande. Allora, io me la ricordo, cioè, questa è una fotografia di 40 anni fa, voglio dire, no?
me la porto appresso, perché adesso che c'è una risposta mi hanno cambiato le domande. E allora, no? Andiamo avanti a costruire altre storie. Perché? I bambini cominciano a chiederti perché. Allora se tu gli inventi una storia concreta, e poi esistono anche altre risposte, voglio dire, no? Perché è un modo di guardare. No? Perché? E tu gli rispondi in un altro modo. Allora chiudiamo questa grande parentesi. Il senso è proprio questo. La morale non è una favola. Riprendo una battuta che mi piace molto di Cristina Campo, che dice: l'impossibile si raggiunge attraverso l'impossibile. Sembra un gioco di parole, però è così, no? Perché come lo puoi affrontare l'impossibile? Con il possibile? No, l'impossibile lo affronti, lo realizzi, ti avvicini attraverso l'impossibile, cioè attraverso un linguaggio identico, voglio dire, no? Se io dovessi scalare il K2 che ci vado con lo slip, devo andare con il linguaggio della montagna, voglio dire, no? Allora mi preparo con il linguaggio della montagna, senza proprio questo, parlare la lingua dell'altro, diventa interessante, io vorrei parlare 100 lingue, voglio dire, no? Abbiamo provato a farne una sola, ma non siamo mai riusciti, no? Non so, qualche intellettuale si era inventato l'esperanto, come si chiamava questa strana lingua? Esperanto, che non ha parlato mai nessuno, voglio dire, no, il senso è quello. E ho scoperto, e concludo veramente, in un documentario, ho fatto vedere Palermo, conosce Palermo, città straordinaria, questa cattedrale, questi vicoli, poi ci sono anche delle cose terribili, voglio dire, a Palermo. No? Voglio dire. I palermitani stanno scoprendo che la loro lingua il 60% deriva dall'arabo, proprio uguale. Eccola qua, la prima che abbiamo detto è proprio quella, la parola più importante, bellezza. Bet el za, arabo, sanscrito però arabo, nel senso proprio quello. E quindi i confini, niente. Io sono della generazione del Living Theater, non so se avete mai sentito parlare di questo teatro, che ha fatto uno spettacolo, diceva voglio viaggiare senza passaporto, era un grosso concetto, voglio dire, oggi forse è anche superato, però il passaporto deve essere un passaporto linguistico, culturale, no? Tu sei diverso da me, no, io sono uguale a te, solo che dobbiamo capire le nostre lingue, voglio dire. Diciamo la stessa cosa, buongiorno, come bonjour, cioè tu dici un altro modo, ma è la stessa identica cosa, nel senso è proprio questo. Forse le parole davvero ci aiuteranno a costruire relazioni, nel senso proprio quello. La bellezza salverà il mondo? Forse. Il principe Minsky non l'ha detto mai lui direttamente, l'ha sempre fatto dire agli altri. Però se qualcun altro ogni tanto ci dice, è vero che caro principe ha detto così, probabilmente diventa ancora più interessante la cosa. Grazie.